Ulala, ma cosa abbiamo qua? Un giovane G con una maglietta dei System of a Down che si appropinqua a creare una build da circa 2400 euro con scheda grafica RTX 3080. Sì, lo so, questa cosa fa già ridere di suo, ma ragazzi, seguitemi un attimo nel ragionamento di oggi. Volevo fare un esperimento, e cioè andare a vedere quanto una build che costava 2400 euro a settembre 2020, quindi ragazzi, 6 mesi fa, possa venire a costare oggi con tutti i problemi che ci sono stati di shortage di scorte e di sovrapprezzo su tantissime componenti. Ma prima di andare al video, vi lascio allo sponsor di oggi, che dura 45 secondi e se volete potete skipparlo, ma io vi consiglio di non farlo. Metal PC Custom è lo store tutto italiano a cui rivolgervi per il vostro prossimo PC. Con un'ampia scelta di schede madri, processori, schede video, RAM e chi più ne ha più ne metta, è uno dei negozi più forniti e con il servizio assistenza migliore che abbia mai trovato. Infatti tutto lo staff è disponibilissimo, simpaticissimo e soprattutto preparatissimo. Sia che siate neofiti, sia che siate professionisti, per quanto riguarda il mondo dei PC, sarete seguiti dall'inizio alla fine del processo d'acquisto e soprattutto riceverete assistenza successiva all'acquisto se mai doveste avere qualche problema. Metal PC Custom, tutti i link sono in descrizione e ricordate di dire che vi manda il punto di G. Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi, sono certo che ci faremo un pochettino tutti quanti il sangue amaro riguardo alla situazione dei prezzi che c'è riguardante l'elettronica fondamentalmente. Come ho detto, prenderemo come esempio un mio video registrato a settembre 2020, quindi quando sono state annunciate le RTX 3000, e andremo a fare una comparison diretta dei prezzi delle componenti con quel tempo ed oggi. Ma basta cincischiare e andiamo direttamente nel vivo del video. Allora, il primo componente che io scelsi per la build era un Ryzen 9 3900X. Allora, perché io scelsi un Ryzen 9 3900X? Beh, ragazzi, stiamo parlando di un 12 core 24 thread che era davvero e tuttora un ottimo processore per fare content creation, per streamare e per giocare. Era uno dei migliori processori, se non il migliore, per quanto riguarda la serie 3000, prima che uscissero gli XT. Nel video originale costava 444,99 euro. Beh, questo è sceso di prezzo, ma seriamente? Perfetto, non sarà venduto e spedito da Amazon come all'epoca, ma comunque costa, ragazzi, circa 5 euro in meno, quindi lo mettiamo nel carrello. Adesso andiamo a vedere il secondo componente, che è una scheda madre, era una Asus ROG Strix X570F. Vediamo un attimo. Nel video originale costava 282, oggi arriva a costare 263 euro. Scheda madre ATX senza wifi. Quindi ragazzi, anche su questa componente abbiamo qualche... abbiamo uno sconticino fondamentalmente, stiamo parlando di 20 euro in meno, che per una X570 di questa fascia non è male fondamentalmente, perché contate che può supportare Ryzen 3000, può supportare i Ryzen 5000 con l'aggiornamento BIOS ovviamente, può avere accesso allo Smart Access Memory, quindi ok, 20 euro in meno ci sta. Adesso andiamo a vedere le RAM. Come RAM nel video originale scelsi delle Crucial Ballistics a 3600 MHz CL16 ad un prezzo di 85,48 euro. Allora, nella pagina di Amazon che ci appare non ci sono quelle vendute e spedite da Amazon, ma ne troviamo alcune vendute a 102 euro. Ma se andiamo qui e clicchiamo su opzioni di vendita, ci sono queste qui vendute e spedite da Amazon a 86,61 euro, quindi qui c'è stato un leggerissimo aumento di prezzo di 1,20 euro, cosa che comunque è fondamentalmente molto trascurabile, quindi le aggiungiamo al carrello. Come disco di boot per il sistema all'epoca scelsi un Samsung 970 Evo Plus da 500 giga che costava 109 euro. Al momento
momento, dato che gli SSD M.2 sono scesi molto di prezzo, ragazzi, questo componente si trova a 84,09 euro. Per adesso stiamo andando molto al risparmio, sinceramente parlando. Sono certo che tra qualche mese comunque vedremo una rapida discesa anche degli SSD NVMe M.2 PCI Express generazione 4. Quindi, beh, bella roba, davvero bella bella roba. Ah no ragazzi, aspettate un secondo, non me ne ero accorto prima. Le RAM, quelle vendute spedite da Amazon, evidentemente non sono disponibili, perché se io faccio aggiungi al carrello, non me le aggiunge al carrello. Ok, questo qui è uno dei problemi che ho menzionato prima, cioè lo shortage delle scorte. Quindi saremo costretti a scegliere delle RAM che non costano circa 86 euro, ma ne costano 102, perché appunto non c'è un'opzione valida per andare a sostituire quelle lì. Siamo fermi praticamente con queste qui da 102 euro. Il componente successivo che scelsi nel video fu un SSD da 2.5 pollici da 2 tera di spazio, cioè un Samsung 860 EVO, al prezzo di 268 euro, che all'epoca era molto buono. Beh, adesso lo troviamo a praticamente 250 euro, venduto e spedito da Amazon, quindi non male davvero. La memoria sta comunque cominciando a scendere, perché devono uscire comunque dei supporti migliori, supporti più veloci, quindi è normale che questa componentistica possa scendere. Tra poco comunque cominciamo un pochettino, secondo me, a vedere qualche prezzo in salita decisamente drastica. Come dissipatore a liquido scelsi un Fractal Design Celsius S36, cioè il mio precedente dissipatore a liquido, al prezzo di 138 euro. Vabbè, c'era la spedizione, quindi potremmo dire che al prezzo di 145 euro oggi, beh, convenga, decisamente conviene. Sì, di base il prezzo è un po' più alto, ma come prima, nulla che vi possa far urlare allo scandalo. Stiamo parlando di un dissipatore a liquido con radiatore da 360 mm, con delle ventole che sono molto silenziose, esteticamente molto molto blando, e ha la comodità di poter collegare tutte e tre le ventole a questo piccolo hub direttamente sul radiatore, quindi per non avere troppi fili a penzoloni. È un prodotto che vi consiglio, perché io l'ho provato per anni. Dovreste provare a lapparlo, secondo me, se vedete che le temperature a un certo punto cominciano a essere strane. Ma ci ho fatto un video al riguardo, se volete lo andate a vedere sul canale. Come case scelsi un Cooler Master Case H500 RGB. Un case comunque bello grosso, per poterci ficare tutto quello che volevate dentro. Due bei ventoloni da 200 mm nella parte frontale. E questo case costava 148 euro. Al giorno d'oggi costa 133 euro. Non è venduto e spedito da Amazon. Ok, però costa comunque di meno, quindi lo aggiungiamo al carrello e alla fine andiamo un po' a fare la somma. Perché se ragazzi, secondo me troveremo delle sorprese per quanto riguarda gli ultimi due componenti, perché ovviamente ci mancano scheda video e alimentatore, che sono decisamente non semplici, come ci dice molta gente, ma soprattutto davvero molto difficili da trovare al giorno d'oggi. Ok, qui abbiamo il primo aumento di prezzo. Come alimentatore io scelsi un Corsair HX850, quindi un alimentatore da 850 watt, 80 plus platinum, così che poteste stare tranquillamente nella curva d'efficienza dell'alimentatore e ne aveste uno di buona qualità. Ecco, all'epoca costava 185,90 euro, adesso ne costa 232,99, quindi 233 euro. Sì, gli alimentatori sono saliti di prezzo perché la gente richiede comunque delle build molto potenti, quindi è normale che alcune scorte di componentistica che serve a dare potenza a build potenti, scusate comunque la ridondanza di parole, vada a scarseggiare. Quindi sì, questo qui è il primo aumento di prezzo davvero molto molto importante che abbiamo visto, perché da 185 euro a 233 euro, vabbè, sono circa 50 euro in più. Ma adesso ragazzi, adesso arriva la parte più bella del video, e cioè, vi ricordate in questa build che io proposi una RTX 3080, come ho detto anche all'inizio del video? Ecco, adesso sarà divertente andare a trovare un pochettino questa RTX 3080, perché dato che Nvidia la annunciò a 719 euro in Italia, quindi 720 euro per quanto riguarda la Founders Edition, sono certo, sono abbastanza sicuro che non la troveremo
A quel prezzo, decisamente no. Anzi, sono abbastanza certo che la troveremo intorno ai 900 euro minimo. Quindi vediamo un po' cosa si può fare, che ne dite? Io credo sia inutile farsi un giro su Amazon, perché come vedete, beh, di RTX 3080 non è che ce ne siano. Ma questo perché le pantofole, dico io, va bene. Questo perché, raga, perché come ho già detto molte volte, la 3080, per quanto riguarda le prestazioni e il prezzo al quale doveva uscire, è una delle schede grafiche con il mio rapporto qualità-prezzo, fondamentalmente, perché vi permette di giocare in 2K con FPS molto molto alti e dettagli alti, vi permette di giocare in 4K con degli FPS che sono comunque molto decenti, vi permette di giocare in ultra wide QHD, raga, vi permette davvero di fare tutto, anche di praticamente lavorare, di streamare, eccetera eccetera. Allora, su eBay vediamo comunque che c'è una 3080 Black di LVGA, 880 euro, 998 euro, 1545 euro su StockX per una Founders Edition. Beh, una 3080 che costa quanto una 3090 non è proprio l'affare migliore del mondo, secondo me. Poi, ok, una FTW3 comunque, sempre delle VGA, 1035 euro, 917 euro, 4... no, questa che cos'è, una 3060 Ti, una 3070 Founders a 960 euro, una Vision a 1017 euro, una... oddio, una Gaming OC a 1026, 1800 euro per una Strix. Sì, spero. No, nemmeno la Strix, sì, Strix liscia. C'è la 3090 che costa di meno. Ma serio, è impazzito del tutto l'internet. Poi vabbè. Raga, allora, il prezzo più basso che ho visto per una 3080 è 873 euro. Quindi, se andiamo a fare un pochettino di matematica, abbiamo il carrello di Amazon che viene a costare in totale 1657 euro. Quindi adesso prendiamo la mia bellissima calcolatrice, 1657 euro, 84, più, a dire il vero, 873 euro, 11 centesimi, abbiamo come risultato finale 2530 euro e 95 centesimi. C'è un pochettino da ragionare su questi dati, perché se la mia build a settembre costava circa 2380 euro, fondamentalmente, e adesso costa 200 euro in più, significa che sì, c'è stato un aumento di prezzo, un aumento di prezzo ingiustificato che comunque è destinato a scendere nel tempo, sicuramente. Noi non sappiamo quando, purtroppo noi non lavoriamo, ragazzi, nel settore del marketing online, vi possiamo solamente riportare le notizie. C'è però da dire che queste qui sono tutte componenti della scorsa generazione, ok? Se andassimo a vedere le componenti moderne, quindi un Ryzen 5000 ad esempio, SSD NVMe PCI Express Gen 4, sono certo che vedremo dei prezzi molto molto più alti, anche per quanto riguarda alimentatori un po' più prestanti, anche per quanto riguarda, non lo so, SSD per l'archiviazione dei dati un pochettino più grandi e un po' più recenti. Fondamentalmente, ragazzi, questo qui voleva solo essere un esperimento. La differenza di prezzo da settembre ad oggi per questo tipo specifico di componentistica è diversa, certo, non è così però eclatante. La cosa che è diventata eclatante è quanto le componenti che per moda, diciamo, vogliono essere cambiate, vogliono essere upgradate, secondo me aumentino di prezzo. Una scheda grafica è decisamente molto più pubblicizzata rispetto a un SSD, perché ragazzi, se vedete un Samsung 970 Evo Plus costa di meno adesso di quanto costava 6 mesi fa, quindi lo shortage e l'aumento di prezzo non sono andati a toccare tutte le componentistiche, tutta la componentistica in generale. Ci sono alcuni pezzi che comunque costano di più, ma altri che stanno seguendo il decorso normalissimo del ok, all'uscita costa 100, piano piano sta scendendo. E sono comunque componenti che, beh, vanno benissimo. Io ho tuttora un 970 Evo Plus nel mio PC da streaming e, beh, la differenza col mio 980 Pro non è che ci sia così tanto. Detto ciò, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Sono certo che molti di voi mi diranno sì, ok, a me manca comunque ancora la scheda grafica, raga.
io voglio essere comunque molto molto pessimista. Vi dico, fino a settembre non ne vedremo. Fino a fine 2021 non ne vedremo, o almeno non ne vedremo a prezzi decenti. Quindi purtroppo ci tocca metterci l'animo in pace e aspettare che questa situazione brutta, brutta, brutta di shortage finisca. Detto ciò, vi ricordo di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, di accendere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video del punto DG. E vi ricordo di andare a vedere un pochettino il link affiliato giù in descrizione per dare una mano al canale. Voi non pagate nulla se acquistate da quei link, ma sostenete comunque il canale in maniera attiva. Grazie mille e ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul punto DG, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli.